Grazie Francesco Naviglio, segretario generale, diciamo, della più importante associazione professionale di formatori in Italia, AIFOS. Grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi siamo ospiti di una piccola mostra fotografica che vuole ricordare a noi e a chiunque passa davanti a questo stand di Amnil di come possa costare cara una distrazione a volte o una cattiva organizzazione del lavoro. Perché gli infortuni sul lavoro, come ci ha confermato INAIL, malgrado gli sforzi di tutti, anche degli esperti con noi, continuano a crescere. Io ringrazio Anmi di questa opportunità, con cui sono molto legato già da quando ero dirigente INAIL a Brescia e Roma, ho avuto molti rapporti, per cui grazie. Poi quando ho finito con INAIL ho cominciato con AIFAS e sono rimasto nel campo della sicurezza sul lavoro. Grazie. Allora, parlavo di infortuni, Francesco. Noi siamo convinti che il principale strumento di prevenzione degli infortuni sia la formazione. Non la formazione didattica, che purtroppo caratterizza anche la formazione in materia di salute e sicurezza, ma una formazione pratica, esperienziale, in grado di rendere consapevoli i lavoratori e di cambiarne i comportamenti. A loro e a tutti i membri del cosiddetto sistema, perché poi non possiamo scaricare la responsabilità sempre e solo sui lavoratori, ma anche sugli altri soggetti che sono chiamati ad intervenire. Quindi vogliamo parlare di questa formazione esperienziale, di questa battaglia che AIFOS e te in particolar modo sta portando avanti su questo tema. Certo, allora vorrei riprendere una parola che hai detto tu poco fa, che è comportamento, perché purtroppo la formazione che si sta facendo, gran parte della formazione si sta facendo in questi anni in Italia, che ha erogato e sono state erogate milioni di ore di formazione. È vero che sono un po' diminuiti gli infortuni, ma non in rapporto giusto con quanta formazione viene erogata. Perché? Perché molta della formazione fatta è una formazione che si adegua alle norme di legge, segue quello che dicono gli accordi Stato-Regione, ed è una formazione che cerca di adeguarsi. Mentre noi abbiamo scelto, fermo restando la formazione che è prescritta dalla norma, ci stiamo dedicando molto alla formazione esperienziale, per incidere sui comportamenti dei lavoratori, perché incidendo su questi comportamenti si riesce a sensibilizzare il lavoratore sui rischi e sui pericoli che lui affronta giornalmente nel mondo del lavoro. Per cui noi riteniamo che bisognerà dare ancora molto impulso, ancora più impulso a questa formazione esperienziale, che ha bisogno di docenti altamente qualificati, perché devono essere dei docenti che interpretano anche le sensazioni dei partecipanti e gli vanno incontro e gli danno una mano nel cercare appunto di sensibilizzarli sui rischi e i pericoli. Esatto, una critica che noi muoviamo da tempo a questo tema è che i contenuti della formazione sono troppo astratti, troppo teorici, troppo giuridici e spesso non vengono percepiti correttamente dai destinatari, soprattutto dai ragazzi o da persone anche grandi di età che non hanno una grande scolarità e che pensano che poi fondamentalmente quello che conta è l'esperienza. Invece l'esperienza spesso è un fattore di rischio. Sappiamo anche che questa materia è di competenza delle regioni. Le regioni hanno la competenza sulla tutela della salute e hanno la competenza sulla formazione. Quindi questo binomio oggi è oggetto di una riorganizzazione proprio presso la conferenza dello Stato, le regioni delle SCI e delle province autonome, proprio perché si sta cercando di riorganizzare meglio questo processo formativo. Allora, sappiamo che dovrebbe a breve essere licenziato un nuovo accordo, quindi una nuova procedura che dovrebbe intervenire in modo più efficace, più efficiente sull'organizzazione, sulle modalità di erogazione e sui contenuti della formazione. Che cosa ci puoi dire su questo aspetto?
Allora, la prima cosa che vorrei osservare è che purtroppo ci siamo tutti impantanati su questo nuovo accordo Stato-Regione, che doveva vedere la luce lo scorso giugno e ancora non è uscito. Quest'estate è uscito un accordo, tra virgolette, riservato, ma che conosciamo tutti, di 140 pagine. E già qui vedo un problema, sinceramente, perché un accordo di 140 pagine, come l'abbiamo letto sia tu che io, tutti quanti, che contiene addirittura come fare la progettazione della formazione, che mi sembra un'ultra petita rispetto a quella alla delega che ci si conferita attendeva. Al legislatore. La delega era quella di riorganizzare dando dei principi, ma senza entrare nel merito, come dicevamo all'inizio, di dare conformità alla formazione. Che vuol dire? Che io devo fare una progettazione secondo l'accordo Stato-Regione, oppure, essendo un esperto di formazione, sono in grado di fare una mia perché poi quello che noi vogliamo tutti, ed è un'altra cosa di cui si parla molto, è la verifica dell'efficacia, non la verifica dell'apprendimento di fine corso che è solo per sapere e l'esamino finale. La verifica dell'efficacia è sapere se il corso che il lavoratore o i lavoratori hanno frequentato poi è stato idoneo a preservare la salute e la sicurezza sul lavoratore. Su questo se ne parla molto poco e questa è una mia... è un mio appunto a quello che si sta facendo negli accordi, che non a caso poi questa bozza che è stata così distribuita ha avuto delle feroci critiche da parte delle associazioni datoriali, Confindustria, sì, e così via. Per cui io penso che ci sia ancora molto da lavorare. Ecco, una critica che io concordo con te è la presunzione del gruppo tecnico delle regioni di predeterminare i contenuti della formazione, a prescindere dalle caratteristiche lavorative. Una competenza che è spesso richiesta invece al formatore, al responsabile del progetto formativo, è innanzitutto la valutazione dei fabbisogni formativi, che non lo può fare la norma ex ante, ma la deve fare il professionista. Tu sei segretario generale di AIFOS e quindi chi meglio di te può dire questo? La deve fare il professionista formatore, perché ricordiamo a chi ci ascolta che il formatore oggi è una figura professionale, certo. È un soggetto che deve avere un adeguato titolo di studio, fare dei percorsi di formazione e mantenersi aggiornato per poter erogare efficacemente questa formazione. Quindi non è la persona più esperta del luogo di lavoro o, come si dice, il primo che passa davanti il luogo di lavoro, quindi è un professionista. Quindi togliere al professionista questa capacità di rendersi conto di che cosa hanno bisogno le persone che lo stanno ascoltare, secondo me peggiorerà la qualità della formazione. Che ne pensi? Secondo me sì, anche perché noi dobbiamo tenere presente anche un altro fatto, un'altra circostanza. Ambienti datoriali, specialmente nell'ambito ANCE, sostengono che entro 4-5 anni non ci saranno più italiani che lavoreranno nel campo delle costruzioni, saranno esatto. Tutti stranieri di varie nazionalità. Allora che vuol dire questo? Che noi dobbiamo graduare e dimensionare la nostra formazione per queste persone. A queste caratteristiche. Prima di tutto culturali, che hanno dei portati culturali, dei portati linguistici e comportamentali, e dovremmo confrontarci con loro per fargli capire come lavorare in sicurezza. E questo non è un compito semplice e non è un compito che puoi scrivere in un manualetto. Ti devi confrontare, come dicevamo, con la platea dei discenti e cercare di interpretare cosa a loro serve per tornare a casa la sera. Poi stiamo in ambito anni, che lo sa che cosa vuol dire
avere un infortunio grave, avere un infortunio che ti rende inabile e quale ricasco sociale sulla comunità questo comporta. Per cui dovremo cambiare anche la rotta di come facciamo la progettazione, questo sì, dobbiamo interrogarci se la progettazione fatta fino ad oggi per una platea italiana può essere valida per una platea che diventerà quasi la maggioranza extracomunitaria, straniera, di lingua e cultura, perché è importante la cultura. A un Sikh, faccio un esempio, che vive con il turbante in testa, il casco, come glielo facciamo mettere? Oppure a un musulmano osservante che effettua il Ramadan e quindi il digiuno dall'alba al tramonto e il divieto di bere, impegnato nell'edilizia o nella manutenzione stradale, certo, come governiamo appunto il rischio di disidratazione, del colpo da sole, che abbiamo visto che è un rischio che stiamo incominciando a valutare da un paio di anni a questa parte? Quindi ci sono comportamenti, ci sono culture che noi dobbiamo interpretare, certo, e che dobbiamo appunto rendere compatibili con il valore etico dell'attività che svolgiamo, cioè quello di garantire a tutti una vita dignitosa e un lavoro dignitoso. Insomma. Esatto. E Francesco, ultima domanda, stiamo a Bologna, Fiera di Bologna, siamo ospiti, come dicevo prima, di una bella mostra fotografica, sì, promossa da Amnil. L'idea è quella, anche attraverso la scuola di testimonianza, di testimoniare quali possono essere le conseguenze di un infortunio e quindi richiamare l'attenzione dei destinatari dei percorsi formativi. Due, tre cose su AIFOS a Bologna 2023. Sì, noi a Bologna abbiamo una serie di workshop di un'ora e mezza, non di più, che stiamo erogando nel nostro stand vicino nella saletta su tematiche normali. Volevo sottolineare, cosa che ha già sicuramente fatto il Presidente, che abbiamo sottoscritto la Carta di Bologna proprio in quanto sottoscritta qui in ambiente lavoro, che è una carta sottoscritta da circa 8 associazioni di formazioni per fare un'azione etica, morale e di impulso agli organi governativi sulla sicurezza sul lavoro. E volevo sottolineare che oggi pomeriggio abbiamo un evento, secondo me importante, che parlerà di neurodiversità nel mondo del lavoro, un aspetto di cui si parla molto poco, ma che le cifre, i dati segnalano in crescita. E per cui bisognerà confrontarsi anche con questo nuovo aspetto, fenomeno che si sta proponendo negli ambiti degli ambienti di lavoro. Francesco, grazie di cuore, in grazie bocca al lupo voi, a te, ad AIFOS, complimenti per le cose eccellenti che fate e un ringraziamento da parte di tutta Amnil. Io vi ringrazio dell'opportunità e vorrei fare, mi scuso se dico qualcosa. Prego. Nelle prime riunioni che facevo come direttore INAIL ad Amnil, quando c'erano le giornate, facevo sempre una battuta che mi permetto di ribattere. Io spero che i soci Amnil siano sempre di meno. Grazie, grazie per l'augurio. Buone cose, Francesco. Altrettanto. Buone cose.